5 segnali per individuare i fuffa trader, chiamateli come volete, comunque trader che non solo non sono proprio trader, ma sono anche alla caccia dei vostri soldi, ma in maniera un po' truffaldina. Punto numero 1: guadagnano sempre, incredibile, guadagnano sempre. Ogni giorno postano roba che guadagna. Pazzesco. Non è così, non può essere così, non vi sto più a spiegare il perché, e quello è il primo segnale per individuare un fuffa trader. Punto numero 2, vi dicono che loro non corrono rischi, magari non mettono lo stop loss, ma non perdono mai, o perdono pochissimo, o guadagnano il 99% delle volte. Ecco, questi sono segnali che indicano un fuffa trader proprio a caratteri cubitali. Punto numero 3, usano incredibilmente spesso la parola money management. L'hanno letta da qualche parte su un volantino e pensano sia importante, ma proprio ovunque, sempre, a caso, ma totalmente a caso, cioè sono imposto a pagare un bollettino, mi dia money management, così. E si capisce perché non hanno alcuna padronanza di quella parola lì, non sanno minimamente cosa voglia dire, però suona bello, money management, chiama subito alta finanza, usiamola. Punto numero 4, hanno simpatiche affiliazioni con broker semi inesistenti che o stanno alle Barbados o a Cipro o in Alaska. Non voglio ripeterlo un'altra volta perché poi sono palloso, lo so, me ne rendo conto, ma se uno con una foto del profilo che neanche si vede, che ha pubblicato 3 cose negli ultimi 3 mesi e basta, e ha sede a Cipro, forse, dico forse, potrebbe essere interessato ai vostri soldi senza agire in maniera legale, potrebbe per dire. Altro punto, qualcuno che vi chiede in gestione i vostri soldi, magari vi scrive su Messenger, ho modo per guadagnare senza problemi, garantiti magari, garantiti il 20% ogni 12 ore, dammi i tuoi soldi che io ti faccio diventare ricco. Bene, anzi probabilmente benissimo, perché all'inizio vi dice anche che guadagna sul serio, incredibile, però... Porca miseria, non potete prelevare quei soldi, oppure iniziano le prime perdite e vi dicono ma il capitale è troppo poco, serve aggiungere altro capitale, voi mettete altro capitale e allora li continuano a perdere, non è che perdono, vi ciucciano i soldi. Non credete mai a qualcuno che vi vende la speranza. Chi vi vende la speranza non è degno della vostra attenzione. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di aver colto le principali caratteristiche dei fuffa trader e spero di aver salvato qualcuno dallo sperperare il denaro. Buona giornata!